L'attacco è a Vieste, all'inizio di questa atipica, anomala stagione estiva. Matteo Silvestri è il titolare con la propria famiglia del noto lido e villaggio turistico Cala Molinella. Qual era la situazione prima che scoppiasse l'emergenza epidemiologica? Allora, penso che per tutti noi questa potenzialmente sarebbe stata la stagione migliore. Avevamo dei trend di prenotazioni a febbraio, prima della pandemia, in netta crescita, e parliamo penso intorno al 20% del numero delle prenotazioni in più rispetto allo scorso anno, e venivamo sempre da anni con un incremento graduale degli ospiti. Quindi ci si aspettava veramente una bella stagione turistica. Purtroppo ad oggi i numeri sono calati drasticamente, ma questo era immaginabile, e quindi adesso ci adoperiamo per rispettare tutte le prescrizioni che ci stanno arrivando in queste ultime settimane dal governo centrale e dal governo regionale, per fare in modo di garantire ai nostri ospiti tutte quelle restrizioni che saranno necessarie per garantirgli un adeguato soggiorno sul nostro meraviglioso Gargano, insomma. Da quando sarete aperti e quanto avete dovuto ridurre per le misure di contenimento, di distanziamento fisico i vostri posti a sedere, i vostri ombrelloni? Allora, per quanto riguarda le aperture, pensiamo di aprire intorno al 20 giugno, perché più o meno quelli sono i periodi in cui ci sono rimaste le prenotazioni attive, perché tutte quelle antecedenti quella data sono tutte saltate, purtroppo. Per quanto riguarda invece il distanziamento e le misure necessarie a garantire un adeguato svolgimento delle attività, siamo intorno a una riduzione delle capacità intorno al 50% di quello che realmente si potrebbe offrire. Per quanto riguarda la balneazione, le misure della regione sono state anche abbastanza buone per gli operatori, perché molti di noi già riuscivano a garantire una superficie superiore a quei 10 metri quadrati che contemplano le linee guida, quindi da questo punto di vista siamo molto positivi. Cosa ben diversa sarà invece per quanto riguarda i posti a sedere all'interno degli stabilimenti, perché dovremo rispettare delle distanze che sono un attimo più stringenti, nel senso che gli spazi non sono enormi e di conseguenza bisogna adeguarsi anche da questo punto di vista. Ecco, siamo a fine maggio, il periodo tra aprile e maggio per Vieste è sempre stato molto positivo, dal punto di vista degli arrivi, delle presenze straniere, quindi un turismo diverso da quello prettamente balneare. Invece, penso che non ci sia molta gente, non ci siano molti turisti adesso a Vieste, è così? Sì, guarda, questo è il rammarico più grande. È un peccato per tutto l'indotto economico che gira intorno al turismo già da inizio aprile, perché Vieste è una località particolare, nel senso che abbiamo anche diverse attività che vengono fatte nei periodi di aprile e maggio, legate sia ai classici ponti, che quest'anno erano fantastici per come si incastravano all'interno delle settimane, ma soprattutto anche per le varie feste patronali e le manifestazioni che si avevano in questo periodo. Purtroppo è saltato tutto e salterà tutto, e di conseguenza è un dispiacere vedere ristoranti, bar, lidi ancora neanche a pieno regime, nella fase proprio di start, cioè stanno partendo adesso, e quindi questa, diciamo, è il rammarico più grande per chi come noi vive questo periodo come il periodo di inizio alla vera e propria stagione, che poi arriverà man mano. Sì, gli ospiti stranieri,
sono saltati tutti, ma questo si sapeva in funzione di quelle che sono le problematiche che tutta l'Europa, tutto il mondo, tutta l'Italia sta avendo. Matteo Silvestri, anche presidente dell'associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, quando si tornerà a poter partecipare alle esperienze organizzate sui vostri trabucchi? Allora, per quanto riguarda i trabucchi, con Gianni Spalato, il vicepresidente, stiamo lavorando, abbiamo quasi completato il nuovo sito, lo abbiamo rinnovato proprio in funzione, diciamo, di queste problematiche dovute alla pandemia, quindi sarà possibile prenotare l'esperienza direttamente online, i numeri saranno ridotti e penso che anche lì inizieremo a partire subito dopo la metà di giugno, in funzione di quelle che sono le richieste che ci arriveranno. Cercheremo, insomma, di scaglionare meglio i gruppi, casomai lavorando più ore durante la giornata, riducendo, come ti dicevo prima, il numero massimo degli ospiti che possono assistere alle esperienze di pesca, però diciamo non ci fermeremo, soprattutto perché siamo finalmente in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il bando per la ricostruzione di tutti i trabucchi del Parco Nazionale del Gargano. Il presidente, pazienza, si sta dando molto da fare e quindi speriamo di sopperire a questa mancanza delle esperienze con i cantieri per la ricostruzione di tutti i trabucchi di cui si occuperanno le associazioni di Viesti e Peschici, se tutto andrà bene, con i mastri trabuccolanti viestani e quelli peschiciani.